Buongiorno e bentornati all'appuntamento del venerdì con la descrizione delle condizioni della neve e del pericolo valanghe. La settimana è stata caratterizzata da tempo parzialmente perturbato, con temperature relativamente basse. Tra martedì e mercoledì sono state registrate deboli nevicate, oltre 500-600 metri, che hanno interessato per lo più i settori sud-occidentali. Le nevicate in atto da giovedì e previste anche per il fine settimana stanno depositando una neve molto leggera e asciutta, fino a quote di pianura. Questa neve è facilmente soggetta al trasporto eolico, per cui anche venti deboli possono facilmente dare origine a diffusi lastroni soffici, soggetti al distacco in seguito al passaggio di un singolo sciatore. La nuova neve poggia su un manto nevoso molto eterogeneo. In quota si alternano ampie zone rose a croste da vento. Scendendo si trovano croste da fusione e rigelo, più o meno spesse, a seconda dell'esposizione e della quota. Queste croste hanno favorito la formazione di sottili strati sottostanti composti da cristalli sfaccettati, che possono costituire un insidioso piano di scivolamento. Il grado di pericolo per il fine settimana sale rapidamente a 3 marcato sulla maggior parte dei settori. In relazione ai reali quantitativi di neve che si registreranno, il pericolo valanghe arriverà anche a 4 forte per una diffusa instabilità, per attività valanghiva spontanea e provocata. Per le escursioni e le discese fuori pista è necessaria un'attenta scelta dell'itinerario e un'ottima capacità di valutazione locale del pericolo valanghe. Vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti delle condizioni sul sito di ARPA Piemonte. Per maggiori informazioni potete consultare il bollettino Valanghe, visibile anche attraverso il nuovo servizio di Telegram, Valanghe PE. Buon weekend, a venerdì prossimo!